ascoltate. Voglio che mi sbattiate in cella quel dannato asso. Stavolta ha rapinato la First City Bank usando degli orsacchiotti giganti. È un uomo pieno di inventiva. Arrestatelo alla svelta se ci tenete allo stipendio! Oh, certo, altro che se ci tengo. Io ho un sacco di conti da pagare. Capitano, il furgone blindato con le paghe settimanali è già per strada. E questo l'hanno consegnato un attimo fa. Oh, è per me, eh? Beh, vediamo. Stia indietro, capitano! Ora ha smesso di ridere. Guardate, un altro messaggio. Il mio prossimo colpo come botto esploderà. Vi offro un indizio che vi aiuterà. Sono preziose volpi di antico talento, il blu è il loro ornamento. Caspita, quel tizio è un vero poeta. Ma fammi il piacere, risolvete l'indovinello e catturate quel pazzo. Sono preziose volpi. Volpi, che vorrà dire? Volpi, fatemi pensare. Elementare, rapinerà il negozio l'arca di Noè. No, per me si riferisce alle pellicce. Diamo un'occhiata alle pelliccerie d'Ernie e Cree. Per me la parola chiave è talento. Sono monete antiche, delle rarità. Alla numismatica di Cochrane. Su, andiamo! Ecco qua. Lo risolvo io l'indovinello. Mi spremo le meningi. Dunque... Ai ai ai, tempo scaduto, che peccato. Ok, ok, Jones, usciamo di pattuglia. Intanto ci pensiamo. Lo prenderemo di sorpresa! Avete perso! Rimanete fermi due giri! Ok, asso, la ricreazione è finita. Ehi, ma questo è soltanto un fantoccio. Fantoccio sarai tu! Attento, Tac! Testa vinco io, croce perdi tu. Molto spiritoso. Non riusciamo a cavare un ragno dal buco. Sarà un altro smacco per i ragazzi in blu. Ma certo, il blu è il loro ornamento. Siamo noi le sue prossime vittime. Vuoi vedere che asso sta mirando alle nostre paghe? Ok, Proctor, scarica i soldi. Buon pomeriggio, signori. Vi sentite fortunati oggi? Io sì! Capitano, guardi! Dio! Ma questo è gioco d'azzardo. Ai ai, capitano. Maoni, guarda! Seguiamo quel pallone. Vi farò vedere le stelle, buffoni! Quel tizio ha un curioso senso dello humor. Speriamo solo che a questo punto non ci succeda niente. Ci rivediamo alla prossima partita, signori. È stato un piacere. Abbiamo totalizzato $10,000 con le paghe dei poliziotti. Non male per un giorno di lavoro, e cioè di gioco. Infatti, e ora sarà Madama Sorte a decidere l'obiettivo della mia prossima impresa. Jester, i dadi, prego. Urra, urra, che bello, è uscita la lotteria. Eh già, il premio è di $50 milioni. Lasciami sconfiggere. La lotteria è una sfida molto interessante. Quel furbastro ci ha fatto passare per scemi e siamo rimasti anche senza paga. Niente paga. Come faccio per i miei debiti? Oh! Ok, razza di imbecilli. Ignoro quale sarà la prossima mossa di asso, ma vi conviene farvi venire qualche idea! Credo sia di gomma, signori. Lo so, Maoni! Guardate, c'è un altro biglietto. La lotteria è un mezzo strabiliante per far soldi senza essere l'estofante. Perciò di furto non sarò accusato. Se io vincitore verrò acclamato. Ha preso di mira la lotteria. Andate subito alla televisione. Muoversi, muoversi, muoversi!
Ed ora ecco a voi l'uomo dei milioni, Gary Goffin! Ah, salve gente! Buona fortuna a tutti, eh? Ah, come ora saprete, ora farò partire le tre ruote della fortuna, eh? Quando ciascuna ruota si fermerà nel riquadro in alto, apparirà il numero vincente, eh? Ah, il fortunato il cui biglietto riporterà tutti e tre i numeri estratti, sarà il vincitore! Sui Chuck e Zed copriranno l'esterno, noi penseremo alle uscite. Se Asso si fa vedere, saremo pronti, ok? Bene. Un ultimo minuto per comprare i biglietti, eh? Ah, vi ricordo che il primo premio è di 50 milioni di dollari. Forza, fatevi sotto! Jester, puoi sentirmi? Perfettamente, Asso, forte e chiaro! Attiva il mio microprocessore pirata e aspetta il segnale! 50 milioni di verdoni dovrebbero bastarmi per saldare i miei debiti. Portami fortuna! Assolutamente eccitante! Quali sono i tuoi tre numerini, mio caro? 10, 25 e 40. E saranno quelli vincenti. Ora mi inserisco nel computer della lotteria. Gira, gira, ruota fortunata. Ovunque ti fermi sarai ringraziata. 10, 25 e 41. Fatemi vincere. Una volta entrato nel sistema, i numeri li decido io. Il nostro primo numero è il 10! 10, 10, 10! Un tipo sospetto! Ci tocca salire lassù! E ora facciamo girare la ruota numero 2! Do 25! Il nostro secondo numero è il 25! Evviva! E adesso manca soltanto il terzo! Ok, buffone, ti dichiaro in arresto! Però mica male, eh! Il nostro terzo numero è il 41! 41! È stato un piacere, sbirro! Ho vinto! Ricapitolando, i numeri vincenti sono 10, 25 e 41. È per caso in sala il fortunato vincitore? Sì! E adesso mi dica, povero agente, che cosa intende fare con tutti questi milioni, eh? Beh, dunque, vorrei moquettare le strade della città e comprare un altro vestito alla Statua della Libertà. E poi farò una vacanza al centro della Terra. Farai una vacanza nelle mie celle e i tuoi amici pagheranno 50 milioni di riscatto! Nessuno ha mai osato sconfiggere Asso! Ci mancherai molto, Zed. Oh, sei sicuro di volertene andare? Certo, ma perché non venite tutti a stare da me? Mi sono comprato un mezzo castello e ho ancora una montagna di quattrini. Beh, Melanzana ci rimarrà molto male. È il mio nuovo barboncino. Ci vediamo, ragazzi, ciao! Questa ciclo vita! Ti andrebbe una nuotatina, Melanzana? Buongiorno, padrone Zed. Caspita, è stupendo fare un tuffo nella gelatina prima di colazione! Sai, Melanzana, è sempre stato il mio sogno, una piscina piena di gelatina. Però non è la stessa cosa, se non puoi dividerla con i tuoi amici. Aia! Pronto, c'è cavo spiccia, non c'è? Beh, pazienza. Accidenti, non c'è nessuno. Ora una testolina deliziosa! Ho trovato! Darò una festa mega galattica e inviterò tutti! Mangeremo e faremo tanti giochi! Diamoci da fare, Melanzana! Mi senti, Asso? Sono la tua regina di cuori. Salve, mia cara! Come vanno le cose? È attorniato da camerieri e guardie del corpo.
La considero una sfida. Voglio catturarlo e farmi restituire i 50 milioni come riscatto. Se vuoi interessarti, sta organizzando una festa. Magari potremmo farci invitare anche noi, ti pare? Una festa? Perfetto! So io come riuscire ad entrare e catturarlo senza destare sospetti. Oh, sono arrivate le giostre. Potete sistemarvi in giardino. I nostri amici sbirri si divertiranno da morire, dico bene, Asso? Hai proprio ragione, Jester. Gli ospiti sono arrivati. Non dovevo permettere a Maoni di trascinarmi a questa stupida festa. Stia tranquillo, ho sentito dire che Zed è un altro uomo da quando è diventato ricco. Venite dentro che la festa cominci! Lo sai, quasi quasi non ti riconoscevo, Zed. Jack Baby, da quanto tempo non ci si vede! Oh, sì, sì, sei decisamente tu! Ciao, Zed! Come te la passi? Salve, ragazzi! Ehi, Zed, quando si mangia? Adesso, amico! Ok, cominciamo dal dessert! Coraggio, lavorate di mandibole! Le giostre sono tutte collegate al generatore di controllo, Asso! Bene, e ora Jester, fiato la tromba! Oh, non resisto! Andiamo a spostarti, vedelo più! Ehi, aspettatemi! Ci siamo! Attirali nella casa magica e io penso al resto! Guardate quante belle giostre! Venite, signori! Entrate nella casa magica! Vi attende un'esperienza dell'altro mondo! Oh, forte, supersonico! Buttiamoci, ragazzi! Speriamo che non sia troppo pauroso! Ora li inchiodo uno dopo l'altro come al tiro a segno! Calma, Ux, è tutta una finzione! Ux! Addio, piedi piatti! Che effetto stupefacente! Sembra che l'ambiente si stia rimpicciolendo! O forse siamo noi che stiamo diventando più grandi! Non è un semplice effetto! Calma e sangue freddo, niente panico! E ricordate, un poliziotto non cede mai alla pressione! Che sballo! Immersione! Immersione! Ehi, abbiamo un appuntamento con Moby Dick! Chiamalo pure fiuto da sbirro, ma qui sento odore di marcio! Abbandonare il veicolo! Presto, torniamo in superficie! Fra un attimo sarai mio! Accidenti, lo spazio profondo! Ma dove siamo atterrati? Asso ha rapito Zed! Meglio filare! Ho capito, è tutta opera sua! Grandioso! E ora andiamo su Giove per caso? Ok, Asso, accosta quel razzo al bordo della galassia! Ti dichiaro in arresto! Stammi bene, sbirro! Incredibile! Arrivederci alla prossima partita, pollastri! Lancia il messaggio, Jester! Su, su! Cielo, chissà che intenzioni avrà quel pazzo con Zed! Se vivori volete il vostro amico, 50 milioni è il prezzo pattuito! Sulla torre del faro li depositate e prima di mezzanotte e poi filate! Ok, Asso, stavolta oltre che baro ti sei rivelato poeta da strapazzo. Come faremo a raggiungerli? Con i miei nuovi ombrellicotteri. Li tenevo da parte per un giorno di pioggia, ma possiamo usarli anche adesso. Bene, andiamo ad acciuffarli! Maoni, guarda! È quello il suo covo. Vorrà dire che ci inviteremo da soli. Bene, piccolo sbirro. Se ti divertivano le mie giostre, chissà come ti piacerà il labirinto della pazzia! Yeah! Davvero sportivo questo!
quale sono, ti do fino a mezzanotte per trovare l'uscita, vale a dire 10 minuti esatti da ora. Basterà uscire da una porta, già, ma già quale? Bam bam, 3 di esse conducono a luoghi orribili dove ti aspetta una fine orrenda. Ti conviene scegliere l'altra. Ambarabacci, zicco, contra, si vette... Mo. Sbagliate! Ehi, amico, mi dichiaresti l'uscita? Ehi, dove sono Harris e Proctor? Buona idea, resti di vedetta mentre noi entriamo. Ci hanno visti. Oh, tesoro, sembra che abbiamo compagnia. Complimenti per avermi trovato. Immagino che siate qui per cercare di salvare il vostro amichetto. E lo salveremo, stanne più che sicuro. Allora diamo il via alla partita. Vediamo quanto resistono. Mi chiedo, da quale parte sarà più opportuno andare? Ecco la risposta. Aus, che stai facendo? Oh, sto seguendo la freccia. Spero soltanto che Zed stia bene. Eh no, caro, te lo scordi che ti faccio da merendina. Ci deve pure essere un'uscita. Bella sala, dove sei finita? Brava piccola. Rieccoci al punto di partenza. Il cuoricino mi dice che questa è la porta fortunata. Siamo finiti in una clessidra gigante. Che brutta giornata. La sabbia del tempo sta scandendo i suoi ultimi minuti. E ora facciamo un po' divertire quei due. Attento, il topo! E così vuole giocare con noi, eh? Già. Come te la cavi al gioco del flipper? Milioni di punti! È il punteggio più alto che tu abbia mai totalizzato! Vediamo come se la cavano gli altri poliziotti! Guarda, tesoro! Abbiamo ospiti alla porta! Ma che modi! I cafoni non hanno nemmeno bussato! Andiamo da questa parte! Ah! Due sfidanti! La prima mossa è mia! Fermi lì! Giochi a scacchi, Tag! Negativo, sono per gli sport fisici! Non serve a molto, Tag! Oh, che arredamento! Devo farmi dare l'indirizzo del suo architetto! Bestia lì, comandante! Guarda, quella sembrerebbe un'uscita! Ma che gioco giochiamo? Amirigolf! Infilate le palline nelle fauci del drago e questi sprofonderà nella melma. Mancatela e vi passerà la fiamma! Non credo di farcela! Ecco, lo sapevo! Il golf non fa per me! Questa volta siamo fritti per davvero! Oh cielo! Ma il golf è la mia specialità! Bisogna che dia una mano a quei ragazzi! Four! Dritti nel forno a microonde. Gli sbirri ce l'hanno fatta! Voilà, scacco alla regina. E per darti scacco matto giocheremo a modo nostro, a guardie e ladri. Wow! E-ha! A questo punto non vale che un 2 di picche. Piuttosto, dov'è Zed? Temo che sia un po' troppo tardi per il vostro amico. Non piangere, Melanzana, verrò a trovarti nel paradiso dei cani. Attenti sotto! Salve, ragazzi, sono felice di rivedervi. Li tiriamo fuori subito, Zed. Ah, che sollievo, muchas gracias. Siamo proprio contenti che tu sia tornato con noi, Zed. Certo ti sarà dispiaciuto dover restituire il premio della lotteria. No, a che servono i soldi quando hai gli amici? Ben detto, amico. Ah,
Ah, conti. Chi di voi mi presta 1.000.000 di tastoni?